Sto morendo di caldo, ma a settembre non dovrebbe fare un po' più di freschetto? Eccoci con la seconda Books Review di settembre. Come state? Spero tutto bene. Oggi, come sapete, andiamo a recensire uno dei 5 libri che ho letto dell'autore Nicholas Sparks, quello che ha ottenuto più stelline su Goodreads. E sto parlando di Ho cercato il tuo nome, appunto, di Nicholas Sparks, uscito nel 2009 per Sterling. E ovviamente, come dargli torto, una storia d'amore che parla di Logan, un ex militare andato in missione in Afghanistan molto giovane, e trova una piccola fotografia di una ragazza che si scopre essere poi Elizabeth, una donna separata che abita molto lontano appunto dal posto dove abita invece Logan. Logan tiene la foto con sé durante le sue ultime battaglie e ne esce illeso, cominciando a pensare che questa fotografia sia un po' il suo portafortuna, e una volta rientrato dalla guerra decide di andare a cercare Elizabeth. Cammina, cammina, cammina insieme al suo fidato cane Zeus. Finalmente la trova, scoprendo che è madre di un piccolo bambino e che il suo ex marito non è proprio, diciamo, l'uomo perfetto, in quanto rappresenta proprio lo stereotipo dell'uomo dannoso, dell'uomo tossico, della relazione tossica. La relazione tra Beth e appunto il suo ex marito Kit nasce da una sorta di incontro combinato in chiesa. Sono due famiglie comunque che si conoscono fin da piccoli. Kit fa parte della famiglia più in vista, più in vista e più importante del paesino dove abita Beth, e di conseguenza poi finiscono per sposarsi, pur non essendo completamente convinti di questa cosa, e infatti si andrà a vedere che successivamente, dopo aver avuto il bambino, lui si separerà appunto da Beth. Beth da quel momento lavora come insegnante e anche aiutando sua nonna Nana nel canile, pensione per cani, centro di addestramento per cani appunto di questo paese. Ed è proprio qui che Logan incontra per la prima volta Beth. Logan è il classico ragazzo perfetto, per quanto strano sia il suo arrivo, comunque si dimostra essere un uomo molto responsabile, capace anche di conquistare il bambino di Beth, che diciamo non è proprio il bambino socievole per eccellenza. Questa cosa scatena la gelosia di Kit, che piano piano, sfruttando il suo lavoro di poliziotto, cerca di mettere i bastoni tra le ruote in questa relazione che piano piano va in crescendo, fino ad arrivare ad un giorno nel quale il bambino di Beth scappa. E si ritroveranno tutti e tre, per un motivo o per l'altro, a inseguire questo bambino e cercare di salvarlo. Fatto sta che la storia d'amore di Logan e Beth è veramente molto bella, l'ho apprezzata tanto, molto di più rispetto alle altre quattro che ho letto di Nicholas Sparks. Si tratta di una storia d'amore decisamente in crescendo. Se all'inizio magari ci ritroviamo appesantiti e annoiati dalle vicende militari che riguardano appunto Logan, ma che risultano poi, andando avanti con la lettura, quasi fondamentali per capire il personaggio di Logan, arrivi alla fine che la suspense ti tiene letteralmente incollato alle pagine. Sembra che vada in una certa direzione, ma poi alla fine non è così. Il finale, devo dire che è la parte che mi è piaciuta di più, perché io mi aspettavo un certo finale. Poi ti lascia la suspense, ti fa credere che finisca in un altro modo, e poi finalmente finisce come dovrebbe finire. Però veramente la suspense è palpabile alla fine, ve lo giuro. Beth e Logan sono perfetti insieme, per quanto non siano le persone perfette, perché Beth ha appunto questo difetto dell'essere ancora molto molto legata al fratello perso in guerra, e quindi demonizza in un certo senso il ruolo di Logan in quanto ex soldato. E in più la relazione con Kit tossica le ha creato delle mancanze a livello psicologico e relazionale non indifferenti. Però allo stesso tempo è una donna davvero forte, che è riuscita a crescere suo figlio con dei valori buonissimi, senza fargli pesare più di tanto l'odio che provava verso suo padre, e anzi incentivando gli incontri tra il bambino e appunto suo padre, per quanto suo padre non gliene freghi assolutamente una beata fava. Invece il personaggio di Logan è tormentato, è decisamente tormentato, per quanto ci sia questa maschera, questa facciata di uomo perfetto, uomo disposto a qualunque cosa per amore, uomo dai nervi saldi, comunque dalle capacità, dalla maturità invidiabile, ecco, nonostante sia un ragazzo, un uomo abbastanza giovane, nonostante tutte le sue esperienze fatte in precedenza, però allo stesso tempo, come dicevo, è tormentato in quanto i ricordi della guerra continuano
a tormentarlo nei suoi sogni e anche nei suoi sognocchi aperti. Fortunatamente, conoscendo Beth, entrambi riusciranno a cancellare i propri demoni o comunque a metterli in un cassetto, finalmente godersi la loro vita presente insieme. Una cosa che non ho apprezzato proprio tantissimo è il personaggio di Kit, ma non perché non sia un personaggio ricco di spunti di riflessione, anzi al contrario. Il problema è che forse di personaggi come Kit, ovvero il classico uomo che violenta, che picchia, che se ne frega dei propri figli, che gli frega solo di se stesso, non ha il minimo rispetto per il prossimo in generale, che fa il bullo con tutti nonostante la veneranda età. I personaggi del genere purtroppo nella nostra realtà se ne vedono fin troppi anche nelle notizie di cronaca, e quindi l'ho trovato forse un po' troppo stereotipato. In alcune scene ero lì a leggere a dire ma perché bisogna aggravare questa cosa. Alla fine il personaggio di Kate si sarebbe potuto intuire benissimo. C'è da dire che come personaggio tuttavia ha arricchito molto questa storia d'amore, che risulta poi essere in fondo travagliatissima a causa proprio di questo personaggio, quindi direi che ci sta, non l'ho apprezzato tantissimo, però ci sta. Best character, Nana, assolutamente. Questa vecchina che lavora al canile è una donna fantastica, e voi lo sapete che io adoro tantissimo i vecchietti, che non sono veramente dei vecchietti. E dà i consigli giusti sia a Logan sia a Beth per quanto riguarda la loro storia d'amore e anche per quanto riguarda i loro problemi personali. È l'unica persona che riesce a spaventare Kit nel momento in cui mette in atto i suoi piani di riconquista di Beth, ma giusto per il gusto di farlo. In generale è una donna dai nervi saldi, nonostante abbia problemi di salute e via dicendo, lei sa quello che deve fare, sa quello che deve dire e non ha paura di farlo e di dirlo. Quindi best character assolutamente. Ho visto anche il film di questo, tratto da questo romanzo, un film del 2012 che vede come protagonisti Zac Efron e Taylor Schilling. Devo dire che mi è piaciuto molto, perché rispetto ad altri film tratti da romanzi di Sparks è un film che risulta molto godibile, ma soprattutto molto attinente rispetto al romanzo d'origine, quindi mi è piaciuto molto per questo. E poi vabbè, c'è Zac Efron, ragazzi, io ho una crush per Zac Efron da anni, non dai tempi di High School Musical, perché all'epoca non mi faceva impazzire, forse proprio per il fatto che c'era stato questo boom per Zac Efron. Invece più di recente mi piace molto di più come attore, e vabbè, è come biasimarmi. Il film comunque di base ricalca la trama quasi alla perfezione, c'è qualche modifica, per esempio la nonna si chiama Ellie anziché Nana, invece i personaggi di Beth e Logan sono quelli, Kit è quello, il bambino è quello, quindi in generale il film è molto molto attendibile e di base è molto molto bello, e la suspense che ti regala il romanzo non è paragonabile a quella che ti dà il film, ma anche il film se la cavicchia, direi, in questo senso. Una storia d'amore consigliatissima, tutti gli amanti del romance devono leggere almeno un romanzo di Nicholas Sparks secondo me, e questo è quello che vi consiglio io. Ho cercato il tuo nome, è un romanzo veramente da leggere per gli amanti delle storie rosa. Voi avete letto questo libro? Avete altri libri da consigliarmi che abbiano più o meno una storia d'amore simile? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like di supporto, e se pensate che questo libro possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se pensate che questo format, questo canale siano fantastici, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video, ovviamente il 1° di ottobre, con il consueto appuntamento wrap up e TBR. Invece la prossima box review sarà lunedì 12 ottobre. Un bacione e ci vediamo alla prossima!